Ciao, siamo in via Betone 6 a Milano. Durante il giorno il portone del palazzo è aperto o c'è il portiere? Se arrivi la sera o di notte chatta e ti apriamo noi da remoto. Entrato nel palazzo vai subito a sinistra, la seconda porta dopo il box delle lettere è quella della struttura ricettiva a cui accedi attraverso un codice che devi digitare nel pad. Per ottenere il codice devi completare il self-check-in. Cioè devi inviare, circa una settimana prima del tuo arrivo, una foto della carta di identità o del passaporto di chi esegue la prenotazione e dell'eventuale accompagnatore nella chat di Booking o di Airbnb o in WhatsApp e riceverai in risposta il codice d'ingresso che equivale ad avere il mazzo di chiavi, la ricevuta della privacy per la foto che ci invii, foto che verrà cancellata 3 giorni dopo il tuo soggiorno e un documento digitale con tutte le indicazioni su come arrivare. Entrato in casa ci sono 2 stanze, la 101 economica e la camera 102 vista giardino, entrambe hanno il mazzo di chiavi appeso alla porta, con 2 chiavi, la chiave della stanza e la chiave del portone del palazzo. Mi raccomando, quando vai via riponile dove le hai trovate. In questa pagina trovi anche tutti i video di benvenuto che ti spiegano come muoverti nella casa e le domande più comuni già risposte. Ti invitiamo a visitare il videoportale www.mi-tu.it che contiene oltre 1000 video di Milano, monumenti, luoghi di culto, discoteche, pub, vinerie, gallerie, musei, negozi, parchi, piscine, tradizioni, storia, personaggi famosi, musica, sport, escursioni, cibo e molto altro ancora che potranno aiutarti durante il tuo soggiorno. Ti auguriamo un buon soggiorno e ti ringraziamo per averci scelto. Baci e abbracci dallo staff del Floris Guest House di Milano.